E siamo live! Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati nella nostra bellissima diretta del lunedì sera. Io sono il dottor Rispoli, ovviamente se sei qui in questo momento vuoi trasformare quella che è la tua vita affinché il tuo corpo non sia più un problema. Come dico sempre, la mia missione nella vita è ovviamente far sì che le persone con poco tempo possano finalmente essere grate e godere del fatto di vedersi costrette a cambiare quello che è il loro guardaroba, dando per sempre addio a quel senso di insoddisfazione e finalmente poter raggiungere, sopravanzare e sostenere quello che è il loro obiettivo, anche senza mettere il fitness al centro della vita. Quindi in questo momento sicuramente, guardate che velocità di approdo che abbiamo avuto questa sera, tantissime persone, vedo veramente tante tante persone, vedo Monica, Suela, Marianna, Daniele, Sandra, Iham, Stefano, Francesca, Luisa, Riccardo, vi saluto subito, guardate quanti siete, condividete immediatamente la diretta, anche se non sapete di che cosa stiamo parlando, condividete immediatamente la diretta, vedo Fatima, abbiamo appena fatto una bellissima videotestimonianza, Lucilla, Lucilla, grazie mille per il video che mi hai fatto oggi, veramente l'ho apprezzato tantissimo. Stefano, ho già detto, Pasquale, Francesco, Gabriele, Raffaele, Giuliano, Guglielmo, come stai Guglielmo? Elena, come stai Elena? Elena, ci devi dare una risposta, mi raccomando. Sonia, Daniele, eccoci qua ragazzi, ben ritrovati per questa bellissima diretta di questa sera. Di che cosa parliamo di questa sera? Stasera cerchiamo di spaziare su vasti argomenti e sempre andando nello specifico, ovviamente la diretta verterà specialmente su quelli che sono questi tre abbinamenti insospettabili che tu magari tutti i giorni compi senza sapere che questa cosa è assolutamente sbagliata. Là fuori tutti ti giudicano dicendo che tu non riesci a dimagrire semplicemente perché non sai contare le calorie, mentre noi invece tutti i giorni diciamo di non mettere mai le calorie al centro di quello che è il tuo dimagrimento perché la cosa è totalmente sbagliata. Quindi se mi stai guardando in questo momento, grazie, grazie Fatima. Ma anche tuo figlio si chiama Ryan, Fatima, anche mio figlio si chiama Ryan, però il mio figlio non ha la A prima della Y, c'è solamente la Y, quindi abbiamo questa cosa in comune assolutamente. Ciao Simone, ciao Naomi, ciao Napolitano, non riesco a vedere il nome, ciao Riccardo, ciao veramente a tutti. Se sei qua in questo momento, sicuramente sei dentro al nostro gruppo chiuso Fitness Illusion, da dove hai visto questo gennaio che ha pullulato di nuovi clienti e studenti che sono approdati nel nostro club Sfera. La cosa mi rende veramente molto orgoglioso, però dall'altra parte mi rende comunque triste perché vedo che voi non riuscite, siete riusciti a trovare da nessun altro le situazioni che trovate ovviamente da noi. Io mi ricordo che sono l'unico in Italia ad avere un vero e proprio libro di testimonianze e recensioni positive e attive e soprattutto pubbliche di clienti strasoddisfatti che stanno in questo momento, mentre che tu stai guardando la diretta, raggiungendo, sopravanzando e sostenendo il loro obiettivo senza fare palestra, senza passare ore e ore a fare esercizi fondamentali e soprattutto senza togliere quelli che sono i carboidrati che sono necessari per il loro dimagrimento. Ok? Ciao Serena, ciao Gian Matteo, eccoci qua, Serena, la terz'ultima arrivata di oggi, terz'ultima arrivata di oggi, Serena, bravissima, mi raccomando, Serena, ti tengo nella lente di ingrandimento per il nostro obiettivo, mi raccomando. Ciao Andrea, ciao a tutti, eccoci qua, possiamo già ricominciare. Allora, quindi se sei qui in questo momento sicuramente avrai avuto accesso a quelli che sono i miei videocorsi, parliamo del Vangelo, una vera e propria enciclopedia per quanto riguarda integrazione, alimentazione e ovviamente allenamento, avrai preso parte a quello che è la Bibbia degli obiettivi, quindi come capire, come reputare ciò che veramente ti serve e come allineare la tua vita quotidiana e la tua identità al perseguimento di questo tipo di obiettivo e in terzo luogo magari hai avuto accesso, senza ovviamente inventarti nulla, a quello che è il mondo della rivelazione, no? Come finalmente riuscire a allineare il proprio inconscio a ciò che noi vogliamo e soprattutto non contare mai più sulla nostra sterile motivazione interna. Ciao Andrea, noi ci vediamo tra pochi giorni in quel di San Marino, domani poi vi dico ovviamente tutto, oggi giornata fortunatamente molto piena. Ok? Ciao Serena ancora, ciao Gian Matteo, Elena, Eleonora. Ok, io direi che possiamo ovviamente. Ciao Nicola, come stai? Certo che ci sentiamo presto, prossima settimana sono su da te.
Guglielmo, settore dei croccantini, Cristian sfera tutto in segno. Non lo so, queste ragazze sono cose vostre, non so cose tue, Guglielmo del tutor, non vogliamo entrarci in queste cose losche e anche un po' scabrose, da come vedo quel sostantivo. Allora, di che cosa parliamo questa sera? Prima di tutto farò una premessa, però ti dico che parliamo di quelli che sono i tre abbinamenti completamente insospettabili che tu sei costretto a seguire nelle tue diete o nei tuoi abbinamenti, nelle tue alimentazioni, che là fuori qualcuno con molto dolo ti va a lucrare sulla tua frustrazione senza che tu ci possa fare assolutamente niente. Ok? Quindi se ti piace questo tipo di argomento, se come vetti vanti semplicemente di seguire opinioni non sterili ma semplicemente fatti, io non sono un uomo di opinioni, io non dico io penso ma io dico io faccio, condividi quella che è la diretta, tagga un tuo amico che là fuori sicuramente avrebbe bisogno di queste stesse informazioni. So che non ti pesa il dito, fallo ballare sul tasto condividi e condividi ovviamente questa diretta anche se ti piace il modo nel quale io divulgo questo tipo di informazione. Prima di addentrarci senza paura e per sempre nella nostra diretta, ovviamente voglio fare quella che è una premessa, no? Tante persone tutti i giorni mi dicono che io sono dispotico, arrogante, so tutto io, è anche vero, quindi mi sembra anche giusto ribadirlo, e sicuramente sono anche un pochino eccentrico, no? Queste mie camicie dimostrano anche questo. Quello che però voglio dire è che io sicuramente sono una persona che polarizza, sono tantissime persone là fuori che mi odiano, tantissime altre che magari mi adorano e mi amano, e quindi sicuramente io non sono una persona che sta nel centro. Questa caratteristica del non stare nel centro è molto avvalorata in un bar. Se io entrassi in un bar, sicuramente sarei buttato fuori. Ce la fanno in un modo molto veloce perché io prendo sempre quella che è una posizione. Ora capirete perché vi sto dicendo questo tipo di premessa: non è un simposio nei miei confronti, lo faccio già tutti i giorni quando mi guardo allo specchio. Non è che devo venire qua a farlo in diretta. Questo è un simposio al contrario verso coloro che invece stanno sempre nel mezzo, ma ci arriviamo tra poco. Quello che noi dobbiamo capire è che io, ovviamente, sono una persona che non ama i convenevoli, non ama le battute semplicemente per stare tutti falsamente amici. O è di destra o è di sinistra, o è alto o è basso, o bianco o è nero. Io sono assolutamente così in qualunque cosa che io faccia tutti i giorni. Questo perché te lo dico? Perché mentre che nelle parole, no? Mentre io sviluppo magari quello che è un concetto, posso stare simpatico, antipatico, bianco o nero, quello che noi non dobbiamo capire è che quando noi andiamo a parlare di corpo, quando parliamo di assetto ormonale, quando parliamo di fisiologia, biologia, parliamo di assestamento del nostro organismo quando mangiamo qualcosa, assestamento del nostro organismo quando alleniamo verso qualcosa contro resistenze, quando assumiamo quelli che sono gli integratori, noi non possiamo permetterci di stare nel mezzo. Tutte quelle volte che questi pseudoformatori senza nessun tipo di testimonianza che balla, ok, vi elargiscono consigli che stanno nel mezzo, semplicemente possono essere gradevole, possono avere un po' di agreement, no? Fanno stare un po' bene, ti fanno qualche convenevolo. Semplicemente però il corpo non ascolta quelli che sono questi convenevoli, il corpo ascolta semplicemente quello che funziona. È molto semplice la vita, no? Per andare da una parte devo andare a destra o devo andare a sinistra? O se vado a sinistra, perdo magari la strada. Se vado a destra, automaticamente raggiungerò quella che è la mia destinazione. E nel mentre che una persona ti elargisce quella che è la dieta, quello che è l'allenamento, quello che è un programma di integrazione, deve essere assolutamente fermo in quello che dice. Perché nel momento che uno comincia a dire: no, ma guarda, possiamo fare la chetogenica anche se io magari non è che la considero proprio al massimo, però talvolta potrebbe andare bene, no? Questo discorso che sembra molto friendly, no? Semplicemente non vuol dire un cazzo, perché nel momento che io mi interfaccio con quello che è una problematica di una persona che vive, che ha poco tempo, che ha dei figli, che ha una famiglia, che ha più aziende, che deve comunque non può mettere il fitness al centro della vita, devo avere le idee estremamente chiare, devo essere ben specifico e replicabile in quello che è il suo obiettivo. Non mi posso permettere di fare la persona amichevole e essere nel mezzo, o è da una parte o è dall'altra. Purtroppo il corpo non conosce la via di mezzo. Tutte quelle persone, ascolta, vieni qua in questo momento, che ti dicono che semplicemente devi stare
mi avvicino perché è una cosa tra di noi, no? Visto che siamo in pochi. Quello che noi dobbiamo capire è che nel mentre le persone ti dicono che semplicemente un po' va bene quello, ma va bene anche quell'altro, ma possiamo fare quello, ma possiamo fare anche quell'altro, ma sì, ma bene quella pillolina, ma anche no, magari, no? Il tuo corpo reagisce a queste bellissime parole di convivialità, io non sono assolutamente conviviale, quello che, a queste parole di convivialità con una sorta di stallo. Quindi se tu in questo momento sei in stallo, non vedi miglioramenti, magari vedi anche dei passi indietro con effetto yo-yo e sembri un gambero, tutti questi non miglioramenti, a parte che sono un viatico sicuro per il tuo insuccesso e giorno dopo giorno ti faranno mollare, ma sono figli di qualcuno che non ha avuto i cosiddetti per prendere una parte certa. O andiamo da una parte o andiamo dall'altra. Quando una persona mi arriva, ok, oggi sono arrivati almeno 7-8 persone nuove, se non sbaglio, nel nostro percorso, ok? Tra l'altro noi escludiamo anche qua, tra parentesi nella parentesi, l'80% di che arrivano. Chi si interfaccia con me, penso che Serena o tutti gli altri, Carlo, Francesco, gli ultimi di oggi, Guglielmo, Serena, possono dirlo, ovviamente. Cioè non è che io dico sì, per favore, pagami che vieni. Io cerco di escludere al massimo. Uno, perché ho già tantissimi clienti, due, perché non ho bisogno di nessuno, tre, perché semplicemente sono io che scelgo con chi lavorare e non è un effetto contrario. Quindi questa cosa ovviamente è logica, no? Condividi la diretta se ti piace questo aspetto. Quindi ciò che noi dobbiamo capire è che nel momento che una persona non prende una posizione chiara in quello che deve essere il tuo veicolo, il tuo viatico per quello che è un obiettivo performante, quindi se prendiamo questa decisione la teniamo e la teniamo in maniera radicata, non che allora guarda proviamo a mettere i carboidrati, poi magari li togliamo, poi proviamo quel genere di allenamento, poi magari lo togliamo, proviamo quella pillolina magica, poi magari la togliamo, ok? Chi fa questi tipi di discorsi magari sembrerà altamente volitivo, sembrerà magari bello a una persona un po' ignorante in materia, sembrerà che lui dica ma sì dai guarda le sta provando tutte, guarda come si impegna, ma semplicemente questo è simbolo, ok, di non sapere cosa fare. Questa indecisione, che può essere simpatica o meno simpatica per quanto mi riguarda, in chi vi deve elargire quello che voi cercate, voi in questo momento siete in una situazione che non vi piace, dovete andare nell'altra sponda, in una situazione che vi piace, la zattera che vi porta a 5 stelle crociere si chiama Filippo Rispoli, si chiama Progetto Sfera. Questa zattera deve prendere una via assolutamente sicura. Quindi quello che noi diciamo, il perché noi diciamo le cose in questo modo e abbiamo un'unica opinione in quello che facciamo, perché sappiamo dove dobbiamo andare a risposta, se conosciamo quella che è la domanda ci poniamo, ok, verso questo tipo di comunicazione. Dico questa cosa perché i miei tutor hanno chiesto espressamente, il mio ufficio nella qualità dei tutor ha posto questa domanda, di fare questo genere di precisazione, perché tante volte dicono ma tu Filippo sei troppo nazista su verse cose. Non è che io sono troppo nazista su certe cose, è che non posso darti una risposta. Tu non mi puoi migliorare se io sto nel mezzo. Io potrò anche essere conviviale, potrò anche essere amichevole, potrò anche farti una carezza e farti stare bene con me, ma semplicemente tu non migliorerai e quindi non sarai mai contento del tuo risultato, non ci giudicherai in maniera positiva e ovviamente alla fine sarai costretto a mollare. Spero che questa brevissima, diciamo, anticipazione possa averti reso più felice, ok? Bene, bene, bene. Ciao Elisa, come stai? Bene, quindi incominciamo a parlare dell'argomento bello ciccione di questa diretta di questa sera. Perché parlo di abbinamenti, ragazzi? Perché anche stasera vedevo una ragazza che è appena entrata, la terz'ultima se non sbaglio, mi dava questa frase, dimmi Serena se sbaglio, no? Diceva, ma tanto guarda, l'alimentazione è quella, l'allenamento è quello e l'integrazione è quella. E mi parlava che tanto per dimagrire ci vuole sempre un deficit calorico. Chi mi conosce lo sa molto bene, e oramai mi conosco veramente in tanti, ok? Se non è per le informazioni, è per i risultati oppure le camicie. Io non mi baso assolutamente su un deficit calorico per dimagrire, perché basandomi su un deficit calorico sarei uno dei tanti truffatori che semplicemente dice per dimagrire basta buttare fuori più calorie di quelle che noi introduciamo. Certamente, assolutamente, poi dopo vediamo che la cellulite avanza, lo stallo si ripercuota, perdi tonicità e non capisci dove sia il problema. Assolutamente non è così, sappiamo tutti che non è così, lo dimostro e lo dimostro
dimostrato e lo dimostrerò ancora in tutto quello che faccio tutti i giorni. Ufficio, metta il link delle testimonianze video, mi raccomando, in quello appunto che faccio con testimonianze pubblicative positive e soprattutto reali, vere, ok? Quindi io non faccio quello, però purtroppo là fuori pongono quello che è il tuo dimagrimento, il tuo miglioramento, il tuo essere costretto a cambiare il tuo guardaroba semplicemente su un computo calorico, tralasciando il fatto che questo aumenta semplicemente lo stress, perché voi vedete la gente andare in giro con l'applicazione MyFitness sto cavolo in uno smartphone nuovo di Trinca, che mentre fanno l'aperitivo si digitano lo spritz, le patatine, poi vado a casa, mi ricordo dopo, ma c'ho l'appuntamento galante, prima digito, poi faccio l'appuntamento galante, poi vado a cena, metto no, ma avevo il pollo, cosa faccio? Ordino il tonno, ma il tonno quanto c'ha? Metto l'olio, e fanno queste scene qua, una cosa aberrante. Io l'ho visto, non è che parlo per immaginazione, parlo per cognizione, ok? Quindi è ancora più aberrante la cosa. Quindi prima di tutto abbiamo uno stress a palla che ci fa aumentare quello che è il cortisolo in maniera perenne, e voi sapete molto bene che attraverso un'insulino resistenza che cavalca, il GH che si abbassa, il testosterone che si abbassa, e per le donne si bloccano il progesterone e schizzano in alto quelli che sono gli estrogeni, ma perché il tuo cortisolo è perennemente alto, questa cosa non può essere fatta. Ciò che molte persone non capiscono è che dobbiamo andare a guardare quelli che sono i macronutrienti, quindi basarsi fondamentalmente su proteine, grassi e carboidrati, e questo lo dico tutti i giorni. Ora, all'interno però dei macronutrienti, sempre andando verso quello che è un focus, dobbiamo capire che esistono tante altre sfaccettature che devono andare a comporre quello che è un ideogramma immaginario che come risultante deve dare quello che è il tuo fisico, che guardi tutti i giorni la mattina davanti allo specchio. E per abbinamenti parliamo appunto di questa sera, parliamo di quelli che sono i tre abbinamenti completamente sconsacrati per quanto mi riguarda. Ecco, se ti piacciono, se vuoi approfondire, tra parentesi, io stasera ne dirò tre, però se vuoi approfondire quello che è l'argomento degli abbinamenti, i macronutrienti, vuoi capire che non servono solamente le calorie e vuoi capire da dove il nostro corpo butta fuori quelle che sono le calorie, come assimila quelli che sono gli alimenti, come approcciare tutto in un stile di vita non sedentario ma sicuramente molto stressante, ok? L'unica cosa che devi fare è seguire l'esempio positivo di tutte le centinaia e centinaia e centinaia di persone che hanno acquistato quello che è il mio videocorso Vangelo, ok? Quindi se ti piace il Vangelo mettete il link, mi raccomando, ufficio, nella qualità dei tutor. Quindi se vi piacciono questi argomenti potete sicuramente introdurvi a quello che è l'argomento ed espanderlo attraverso podcast, manuali e ovviamente video. È l'unico videocorso che io conosca che è declinato in tre situazioni: non è solamente video, non è solamente podcast, non è solamente manuali, e tutti e tre messi insieme in un bellissimo cofanetto che ho in macchina, non ho qua, di 5 kg, quindi giusto per parlare delle cose che facciamo uguali per tutti, no? Sicuramente, certo. Detto questo, ok, ciò che noi dobbiamo capire è che esistono proprio tre abbinamenti. Ciao Leon, come stai? Ti ho scritto un messaggio, mi raccomando chiamami perché la prossima settimana ci dobbiamo vedere, cose nostre, adesso andiamo avanti con la diretta. Sono tre abbinamenti che noi dobbiamo capire, che dobbiamo assolutamente evitare come la peste. Il primo parla della colazione, come ho scritto poc'anzi qui sopra, qua sopra, vedi, sopra nel titolo. Parliamo ovviamente di quello che è il caffè più il latte, quindi parliamo del latte macchiato oppure di quello che è il cappuccino. Le persone, quando io mi reco nei bar, no, io di norma mi reco nei bar per svolgere attività fisiologiche nelle quali metto l'euro e 10 o l'euro e 20 per il caffè, scordandomi anche di acquistare e di bere il caffè, oppure entro per bere un caffè oppure per una bottiglia d'acqua, questo è quello che faccio nei bar fondamentalmente, vedo le persone che si vantano di mangiare questo genere di situazioni, latte con del caffè, quindi latte macchiato, caffè con del latte freddo, caffè con del macchiato caldo, caffè in tazza di vetro con la soia, cappuccino in tazza grande poco macchiato, insomma chi fa la barista lo sa molto bene, ma abbiamo queste combinazioni pornografiche, no, un po' anche erotiche, di latte e caffè messe insieme. Allora, per quanto questa cosa possa essere bella, vi fanno anche la schiumetta, il disegnino, poi qua chi ne ha più ne metta, ok? La combinazione di caffè più latte in tutte le sue forme forma un composto molto bastardo che si chiama tannato di albumina. Il tannato di albumina è come prendere un mattone di 5 kg e te lo piazzi proprio qui di fianco allo stomaco, no? Proprio qui dentro, completamente allo stomaco. Questo tannato d'albumina
cosa succede? Succede che le persone purtroppo credono che, ma io faccio solamente colazione con un caffè, io la mattina bevo solo un caffè, poi alla fine il caffè si trasforma in un cappuccino, già il caffè da solo e basta, non andrebbe bene, però il caffè insieme al latte è assolutamente un viatico sicuro per una digestione molto lenta. Ora, le persone devono capire, ma a me, del fatto che la digestione sia lenta, cosa me ne viene? Perché uno potrebbe dire, guarda, onestamente, io digerisco in modo lento e mi va bene così, a patto che questa cosa possa anche essere tollerata nella qualità della mia persona e nella qualità dei tutor nell'ufficio, perché anche i miei tutor non possono tollerare questa cosa. Se un lead o un cliente dicesse questa cosa, i miei tutor non potrebbero assolutamente tollerarlo. Quindi, ma perché a noi cosa ce ne viene? Una digestione lenta cosa porta? Porta ovviamente un addome che non è piatto, è perennemente gonfio nella parte sopra, quindi tra quello che è l'esofago e quello che è lo stomaco, nella valvola, ok? Quindi si gonfia automaticamente. Una digestione lenta porta a un malassorbimento dei pasti successivi e una digestione lenta porta ovviamente a una minore facilità di smaltimento dei cibi e quindi in conseguenza a un aumento sconsiderato della porzione degli adipociti. Quindi questo fatto del no, ma io alla mattina riduco le calorie, e quindi vedete che le calorie non c'entrano nulla, no? Riduco le calorie, bevo solamente un cappuccino, poi magari sgranocchio qualcosa di qua e di là, qualche arachide, qualche mezza brioche, qualche roba dall'amico, dall'amica, eccetera, qualche biscotto, e poi sono sottofermo così. Si tramuta sempre tutto in un calo glicemico nelle ore successive perché non hai mangiato niente, una mala digestione e un addome perennemente gonfio. Quindi non è che l'addome è gonfio perché tu mangi troppo, l'addome si gonfia in merita una disfunzione, cioè è una sorta di febbre a livello dello stomaco, è una sorta di difesa che lo stomaco ha, si gonfia, la parete addominale si dilata, ok? Questa dilatazione di parete addominale non è che diciamo, ma io sono un po' lo stomaco gonfio, non vede nessuno, ho la camicia, il doppio petto e la giacca, va bene tutto così. Assolutamente, il fatto che tu stia perennemente un sacco di anni con l'addome dilatato, tu hai messo capre cavoli sul tuo dimagrimento. Quindi andare indietro dopo da lì non è che bisogna automaticamente lavorare solamente sulle calorie, lavorare solamente sui macronutrienti. Condividi quella che è la diretta, mi raccomando, tutor, condividete la diretta, se sei in lifetime condividi la diretta, se ti piace la mia camicia condividi la diretta, se ti piace il mio tatuaggio condividi la diretta, se ti piace l'argomento e come lo spiego condividi la diretta, se pensi che da fuori nessuno ne parla in questo modo condividi la diretta, se ti balla il dito condividi la diretta così lo alleni, in tutti i casi condividi la diretta, ok? Quello che noi dobbiamo capire è che il fatto del mangiare proprio questo caffè insieme al latte in tutte le sue forme forma questo composto molto bastardo che addirittura ha 3-4 ore di assimilazione, quindi tu credi di aver mangiato solamente caffè, per quanto possa essere mangiato un caffè, di aver bevuto solamente un caffè. Paradossalmente, se tu ti fossi fatto fuori la mattina una bistecca di manzo, avresti avuto la stessa digestione del caffè con del latte e con dei risultati completamente opposti, ok? Mi fa piacere che le persone condividano, ma non mi pone il fatto di interessarmi se voi non aveste condiviso questa cosa che dico, giusto per dire un attimo due cose, ok? Io non è che nelle mie dirette cerco persone che condividino il mio messaggio, cerco di includere più persone possibili e di escluderle poi nel mio percorso, che non voglio assolutamente tutti, per portare informazioni pronto uso a carte scoperte, senza paroloni, giusto da altolocarmi in una funzione che ho però non mi va di dire, ok? Automaticamente per far capire agli altri un po' quelle sono le situazioni poco comprese che praticamente letteralmente quello che è il risultato finale. Quindi in questo momento, se alla mattina ti fai questo maledetto latte con dentro il caffè e poi ti sembri un orso yogi che va in giro, non riesci a capire, dici l'età avanza, non so più le mezze stagioni, non è che l'età avanza e la sarcopenia ti sta invadendo quello che è il cervello e non solo, è che questo tannato da albumina ti rimani piazzato in quello che è il tuo stomaco e non ti fa andare in giro in modo corretto, quindi non ti senti sicuramente scattante, prestante e soprattutto uomo, oppure soprattutto donna, ovviamente, anche perché il latte macchiato è prettamente da donna, quindi donna smetti di mangiarmi quello che è il latte macchiato, falle per me, fidati, ok? Brava Elena, condividi quella che è la diretta, Natalia condividi la diretta, dopo guardo, Costi, ci fa esempi di colazioni sane, Costi ci fa esempi di colazioni sane, non lo so, dipende, nel senso, dipende quella che è la tua situazione iniziale,
Sicuramente cereali con latte non è una colazione perfetta. La colazione è come il pranzo, è come la cena. Non è che inizia la giornata e quindi il corpo, da che è morto, deve iniziare. Quindi va. Non è accendere la macchina la colazione. Piccola digressione, però è giusto anche spiegare queste cose. Le persone vi fanno credere che la colazione, essendo il primo pasto della giornata, è quello più importante. È una grandissima cazzata, ragazzi, con tutto il rispetto. Cioè, e costerebbe come dire che il primo passo che fai al mattino è quello più importante, ma se nel secondo ti spatacchi contro un muro, cioè tu per aver fatto anche il primo passo perfetto, è il computo generale che determina ciò che tu hai davanti allo specchio ogni sera o ogni mattina, ok? Quindi non è che la colazione è il più pasto più importante o devi attivare un qualcosa che prima non era attivato. Io ti ricordo che se la trafila del mattino è da io dormo, mi alzo e metto il sedere sulla scrivania, le calorie che spendevi dormendo durante la fase di sonno sono le stesse, se non maggiori, spesso sono maggiori rispetto a quelle che bruci quando hai il sedere su uno sgabello o di là che ho nel mio ufficio mentre lavori, perché magari sei assorbito talmente tanto da abbassare quella che è la tua adrenalina e abbassare anche i battiti cardiaci, ci sono addirittura più alti mentre dormi. Quindi se credi che devi attivare qualcosa al mattino, delle due lo devi quasi disattivare o devi continuare quello che facevi durante la non veglia, ok? Quindi questa è una cosa assolutamente poco capita, che però mi sentivo assolutamente di dire. Quindi anche lì, se passi da mettere il tuo sedere dal divano steso al tuo sedere su una sedia o su una poltrona, tu mi devi spiegare tutti questi carboidrati al mattino che poi ti devi togliere la sera, con conseguente ovviamente brutta situazione dopo. Ne ho parlato 100 volte, di questa cosa. Noi non togliamo mai i carboidrati la sera per il tuo dimagrimento, perché sono fondamentali. Tutti questi carboidrati al mattino, cioè, dove ti hanno portato? A fare quel mezzo passo dal letto alla macchina, dalla macchina alla scrivania? Insomma, non penso che servino a niente. Quindi la colazione determina ciò, dove sei, dove vuoi arrivare e che cose devi fare al mattino, al pomeriggio, alla sera, per arrivare da dove sei e dove vuoi arrivare. Questo nel lungo periodo, quindi non posso rispondere a una domanda giusta di costi perché è irrispondibile, ok? Quindi chi ti avesse risposto, Cristina, io che bevo solo un caffè, due dita di latte senza lattosio, confermo i miei punti di domanda. Infatti ho chiamato la dottoressa per le intolleranze. Non è le intolleranze, Cristina. Allora, porca miseria, adesso Cristina, però ascoltami un secondo. Punto numero uno: tu non devi chiamare la dottoressa per l'intollerante, tu sei nel mio percorso, ti abbiamo elargito la dieta, ti abbiamo elargito l'allenamento, ti abbiamo elargito l'integrazione, tu sei finito, cioè non c'è niente più da guardare. Sarebbe come dire chiamare un taxi mentre sei su Italo, cioè tu mentre vai su Italo non è che chiami un taxi, scusi, mi può seguire Italo che casomai scendo prendo un taxi? Non è molto intelligente come cosa, ok? Che magari poi il taxi sbaglia, ti prende, frana, mentre salti ti vai a sbattere contro un albero, non è proprio, ma sei su Italo, devi fare un cazzo, devi seguire quello che fa Italo. Non è intollerante, Cristina, è che questo dannato d'albuino buino era un'altra cosa, dall'albumina si piazza qua nel tuo stomaco, non è intolleranza. Ragazzi, per favore, se servissero le intolleranze alimentari, con tutto il rispetto, ve le farei fare. Io non so più come, non so, urlarlo, devo denudarmi, devo imprecare, devo cercare, non so, un compagno, una compagna di sventura. Cosa devo fare? Devo taggare qualcuno, devo condividere la diretta, questo, cosa devo fare per dire che le intolleranze non le dovete fare? No, ma io non le devi fare. No, ma non le devi fare. Cioè, sono polarizzante, perché non le devi fare. No, ma io volevo. Calcio in sedere. Prossima volta che uno mi dice voglio fare intolleranze, mani davanti, bacchetta immediatamente, perché dopo un po' allora le mie parole vanno. Vedete che io provo a cambiare quello che è la situazione delle persone, fallendo miseramente, come un pendolino che si schianta, no, contro una barriera invalicabile. Quindi Cristina, non devi fare intolleranza, devi rispondere ai nostri tutor. Porca miseria, ok?
Elisa Maci, latte di soia macchiato con l'orzo. A parte che, cioè, voi avete delle elucubrazioni mentali, ragazzi, che, cioè, io mi sveglio la mattina, no? Penso oggi cosa posso mangiare? Ma magari del latte di soia macchiato con dell'orzo, no? Cioè, ragazzi, ma sfogate le vostre frustrazioni, a parte gli scherzi, sto scherzando, però diciamo che sicuramente il caffè d'orzo è un po' diverso, però sicuramente mischiare caffè, latte, ragazzi, non sa da fa, cioè non so come dirvelo, non è una cosa buona e giusta. Per quanto possa essere carino la schiumetta, che bello, tutto bello, ti faccio il cuore, guardo il barista, faccio un mezzo occhiolino, tutto stupendo, va, no, ma guardi, mi fermo un attimo, tu vai avanti, parlo ancora col barista, però non è cosa da fare, io non lo farei, ok? Porca miseria. No, il caffè, Filippo, anche qua, non associate quello che io non ho detto che il caffè, io bevo una valanga di caffè. Mi vanto perché io vi racconto questa cosa. Allora, era il 2006, vi racconto anche delle cose mie, no? Ero in quel di Ibiza, 2000, primo viaggio a Ibiza, io 4 volte sono stato a Ibiza, tornerò la quinta volta quest'anno con i miei clienti più fidati, coloro che senza paura sono voluti entrare nel mastermind che faremo a Ibiza. Questa è una cosa che abbiamo già detto. Bravo Andrea, sempre in prima linea. Detto questo, era il primo viaggio di Ibiza dopo la maturità, anno 2006. Volevo festeggiare il mio misero 84, che non avevo studiato un cazzo, io mi vantavo di non studiare mai. E festeggiare il mio 84, vado a Ibiza. Che tu ci possa credere o no, Filippo, ascoltami, che mi sentiamo solamente noi due. Io davanti all'amnesia, no? Tra l'altro non mi è piaciuta per niente l'amnesia, molto meglio il Pascià ed altre situazioni, l'Ushuaia, ok. Davanti all'amnesia, ve lo giuro, che sono stato non bene, in una posizione che se voi mi aveste visto in questo momento non mi considerereste la persona che sono, ok? Avevo bevuto, ve lo giuro, 20 caffè, pari a 10 doppi. Mi ricordo che spesi più in caffè che non vi dico che cosa, perché ero convinto a 20 anni che il caffè facesse dimagrire. Allora, giustamente, ho detto, sai, vado a Ibiza, tu giustamente non è che vai a Ibiza per la spiaggia, vai a Ibiza per la spiaggia, ok? Quindi fondamentalmente, ok? Ho detto, voglio ancora tirarmi di più come se servisse poi, no? Volevo che quando uno si abbronzasse rimanessero proprio le zone d'ombra per quanto l'ho definito, mi bevi 10 caffè doppi. Ecco, lì sì che fa male, ragazzi, però non è che il caffè va eliminato, il caffè è un alimento buonissimo, termogenico, che troppo fa male, poco. Io lo berrei un pochino di più, ok? Semplicemente non bisogna essere schiavi del caffè, come non bisogna essere schiavi di nessuna cosa che noi mangiamo. Ma non ho detto che non dobbiamo bere il caffè, Filippo. Il caffè non va bevuto con il latte, ok? È molto importante. Sempre come dire, non andare in macchina. No, non si va in macchina per schiantarsi contro un palo, non è che dobbiamo eliminare la macchina. No, si va in macchina schiantandosi contro un palo, ok? Secondo abbinamento, condividi la diretta. Non è, condividere la diretta non è l'abbinamento, lo dico per quelle persone magari hater che sono arrivati in questo momento, credo che l'abbinamento sia condividere la diretta. Allora domani vanno su YouTube a dire no, ma Rispoli, dall'alto della sua ignoranza, no, ha detto che gli abbinamenti sono condividere le dirette, no? Lo dico per quelle poche persone, no? Secondo abbinamento, bando agli scherzi. Allora, latte, no, latte l'abbiamo già detto. Bevande alcoliche con proteine. Ok, quando è che le persone mi dicono: no, ma sai, io però a pasto non mi puoi togliere un bicchiere di vino? Guarda, io non ti tolgo proprio niente, ho una camicia color vinaccia, quindi ci mancherebbe altro. Allora, il discorso è molto semplice. Poi si vantano che loro bevono il rosso, come se il rosso, tu bevessi il rosso, chissà che proprietà fantasmagoriche tu abbia mentre fai quel mezzo giro. Cioè, anche lì, ragazzi, allora, se uno non sa fare il giro col bicchiere, non mettete a fare i giretti col bicchiere facendo finta di essere dei sommelier dei poveri, perché si vede. Poi fate effetto surf, vi arriva il vino in faccia a quell'altro, neanche dei bei momenti. Quindi non fate quelle robine, perché tutti sono un po' sommelier, capito? Questi due ditina, no? Che vanno avanti, indietro, circolo, non è neanche bello da vedere. Però mettere il vino in ogni pasto, che cosa fa il vino? Sicuramente si fa stare bene con le persone che siamo, aumenta il nostro grado di convivialità, ci abbassa le difese, ci aumenta un po' il piacere della percezione, facciamo cose che magari prima non avremmo fatto, oppure ci addormentiamo, come succede a me tranquillamente. Io anche qua, altro
aspetto personale, stasera sono in vena di aspetti personali, tu ci potrai crederci oppure no. Era il 2015, in quel di Saturnia, te lo giuro, io sono riuscito a ubriacarmi con dei cantucci tocciati nel Vinsanto. Questo è per dirti quanto io regga dall'alto dei miei 115 kg passati, ora sono 101, 102, quelli che sono, ero enorme, 115 kg di uomo che riesce a ubriacarsi con dei cantucci tocciati nel Vinsanto. E dici, cazzo, serata di fuoco, serata a dormire totale, perché ero schiantato, ok? Quindi per dirti quanto possa reggere io l'alcol. Però detto questo, ciò che noi dobbiamo capire è che l'alcol, per quanto possa essere interessante, bello, ti fa fare cose gioiose, carino, però aumenta insieme a dei pasti pesanti, comunque pesanti nel senso di che necessitano ore per l'assimilazione, fa sì che aumentino, punto primo, l'acidità, quindi stasera sono col latte, l'alcol con le proteine messi insieme aumenta troppo quella che è l'acidità a contatto con quello che è il tuo stomaco, ok, e aumenta quello che è la lentezza della digestione. Quindi il fatto che tu mi ti vanti di seguire le orme dei vari sommelier e sai tutte le annate, vuoi fare il figo, è il massimo che sai dirmi che col pesce ci va il bianco e con la carne ci va il rosso e col dolce ci va il rosé, che lo sa dire anche mia nonna, se è vero, ok, non pone il fatto che comunque questo alcol con le proteine aumenti troppo quella che è la tua acidità e abbassi le tue difese, perché aumenta la lentezza dell'assimilazione e della digestione, ok? Quindi, ah, ma no, ma il rosso contiene i tannini, allora i tannini, arriviamo subito a questi tannini. Ragazzi, se voi, cioè, con tutto il rispetto, rompete le palle per gli integratori. No, ma gli integratori a me mi hanno detto che però fanno male. A me mi hanno detto che fanno male. Allora io ti direi, guarda, mi fai un piacere personale, fallo per me, te li pago io gli esami, no? Tu bevi un bicchiere di vino, mezzo bicchiere di vino, lo bevi, e poi dopo mezz'ora, 40 minuti, vai a compiere quelli che sono i classicissimi esami del sangue. Mi guardi quelle che sono le transaminasi, ok? E poi dopo ridiamo. Ma fallo immediatamente, no? Ok? Poi tu invece vai, dopo una settimana, ti spurghi, ok? Ti mangi, non so, un barattolo di proteine tipo di 6 kg, te lo mangi tutto a forza, tipo pellicano, no? Poi dopo ti fai gli stessi esami del sangue e le transaminasi vanno da Dio. Quindi purtroppo abbiamo una falsa percezione di ciò che ci fa bene rispetto a ciò che ci fa male. Ora, non è che io vi dico non bevete più vino, ma ci mancherebbe altro. Cioè ci mancherebbe, sono dei momenti carini. Si ordina una bottiglia di vino, si beve un bicchiere e poi alla fine si finisce la bottiglia, sempre così, specialmente quando si sta bene, magari ordini quel bicchierino in più, eccetera, eccetera, però soprattutto non deve diventare una consuetudine. Il sempre bicchiere di vino quando si mangiano pasti sicuramente ricchi anche di proteine non è cosa buona e giusta per avere una assimilazione, una digestione che vada secondo i ritmi canonici. Questo è ovviamente molto importante, ok? Elena, la moda ritorna, lo dimostra il fatto che ho conosciuto mio marito. Cosa c'entra? Boh, vabbè, non lo so. Mi fa piacere che tu abbia conosciuto tuo marito dell'agosto del 95, quando io avevo ben 9 anni, e pesavo più o meno una sessantina di chili, però diciamo che non c'entra niente. Grazie Lorella, mi fa molto piacere, ok? Ecco, vedete Naomi, quante informazioni rivoluzionarie a ogni diretta, assolutamente sì, non si migliora seguendo le masse, brava Naomi, mi hai proprio tolto le parole di bocca, bravi. Avete conosciuto la nostra nuova tutor Naomi? Io verrei a fare un giro nel gruppo chiuso, poi non vi ho detto un cazzo ovviamente, no? Bene, ciao Paola, come stai? Andiamo al terzo abbinamento veramente sconclusionato, tagga un amico, anche qua stessa storia di prima, l'abbinamento non è il tagga d'amico. Quello che noi dobbiamo capire è che l'abbinamento un po' sconclusionato che noi ritroviamo un po' nel non dover seguire è quello che è il formaggio con la carne. Ora, non è un retaggio figlio dell'Europa, però sicuramente quando tutti ti vanti di seguire le orme dei tuoi amici sfigati, vi recate in quello che era il vecchio Burger King o il Burghi o il non so cosa o il McDonald's o il McDrive o l'American Graffiti
l'American sto cavolo, automaticamente qualunque cosa tu vada a mangiare con la carne spesso è relegata da una fonte di formaggi. Ora, perché i formaggi e la carne non vanno bene insieme? È un po' come dire certi tipi di carni con certi tipi di carni. È la combinazione proteine e grassi saturi insieme con proteine e grassi saturi insieme. Fanno effetto hooligans, non va benissimo, è come un derby, cioè come un derby in curva. Quindi se non vuoi far sì che le tribune e la curva del tuo stomaco non è che esulti in una ola, ma semplicemente se le diano di santa ragione, non fare questo abbinamento sconclusionato tutti i giorni, quello che è la carne e ovviamente quello che è il formaggio, oppure carni troppo grasse una insieme all'altra, perché la combinazione tra proteine e grassi saturi non è semplicemente la cosa migliore per avere una digestione sana, stare bene, essere scattanti. Quando è che tu capisci che è una digestione sana? Quando finito un pasto ti puoi alzare, se non dico che puoi andare a correre facendo soglia anaerobica un 400 metri piani, ma sicuramente puoi fare una camminata veloce senza avere nessun tipo di problema. Quello è davvero non, ecco, anche qua, non sto, perché poi le persone rompono le palle, non sto dicendo di fare le camminate dopo aver fatto alimentazioni pesanti o aver mangiato, dico che se tu mangi e non sei in grado di fare una camminata veloce, il tuo organismo non va proprio molto bene, devi essere proprio molto bravo nell'assimilazione molto molto veloce, ok? Bene, via con le domande. Se vi è piaciuta la diretta, condividete ovviamente queste che sono queste informazioni così strane, diverse, elargite in modo così completamente opposto. Quindi, se avete capito soprattutto che le sole informazioni non bastano, ragazzi, non è che ascoltarmi, per quanto possa essere bello, informativo ed altamente, diciamo, ampliante per quelli che sono i vostri canoni, vi faccia diventare belli, magri, tonici e sodi semplicemente guardandovi per spirito di osmosi, entrate senza paura nel gruppo chiuso e venite a capire come provare a ricercare un piccolo appiglio per poter entrare. Non può, quando vai a vedere se sono ancora i biglietti, non si sa, però bisogna andare a vedere. Se non fai il passo, non lo sai. Sicuramente troverai una gran calca, troverai il numero verde spesso occupato. Però ti richiamiamo perché abbiamo, specialmente dopo le dirette, una caterva di persone che chiama 800 477 385. Il mio latte è morto. Bravo, bravo, bravo. Forza con le domande, ragazzi. Sì, grazie, Lita. Grazie a te. Vediamo, 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 vediamo. Mario, ti ringrazio, grazie a questa diretta mi hai già dato tre combinazioni che da oggi eviterò senz'altro. Ma guarda, Mario, soprattutto non devono diventare una consuetudine, cioè nessuno qui fa la persona dispotica dicendo non devi mai più mangiarlo, però semplicemente ti dico il perché non ti senti a tuo agio col tuo corpo automaticamente se fai queste cose, ok? Grazie Lucilla, grazie, grazie. Dal Vangelo secondo Rispoli, assolutamente sì, ok, non è una bestemmia. Io ho il mio videocorso, ma Vangelo. Quindi, se ti piace poi approfondire queste situazioni, acquista quello che è il Vangelo. Prendi parte a quella community di persone scalcianti, esultanti, euforiche che hanno già ovviamente seguito l'esempio positivo dei miei tutor e hanno acquistato quello che è il Vangelo. Abbineresti carne con olio Evo o meglio mangiare solo carne senza olio per evitare subito tanti grassi? Allora, Salvatore, domanda interessante, giusto? Allora, quello che dicevo prima era appunto l'assunzione di carni con grassi saturi. Tu sai meglio di me che la maggior parte dei grassi che noi abbiamo nell'olio extravergine di oliva sono grassi di tipo insaturo, poliinsaturo. Quindi avere grassi di tipo poliinsaturo sicuramente è completamente diverso da avere grassi saturi. Quindi anzi io mangio la carne con l'olio oppure mangio la mia insalata con l'olio condita normalmente, ovviamente mangio la carne, quindi anche senza olio. Però l'importante è che l'olio non venga cotto sicuramente. Ecco, però olio normale a crudo con della carne va ovviamente benissimo. Ah, piccola chicca, ragazzi, avete visto un po' nel gruppo? Stiamo per buttare fuori il nostro nuovo servizio. Quindi, se in questo momento stai facendo la nostra dieta, ti senti stracontento, però vorresti avere un cracco in carne ed ossa che ti faccia tutte le tue minuzie, ti presenti il piatto, ti incazzi, perché vabbè, le donne piacciono quando il cracco si incazza, no? Ti pulisca il piatto, ti faccia rimettere a posto. Ecco, non ti doniamo cracco, questo non avverrà, però in serbo per te sicuramente una sorpresa molto 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 allettante, quindi rimani collegato in quello che è il nostro gruppo chiuso, perché noi non ci fermiamo assolutamente mai. Bene,
È giusto mangiare senza sale, Ellen? Assolutamente no! Vedete quanto sono dispotico. Allora, se tu mangi senza sale, Ellen sei una donna, quindi se tu una donna devi ovviamente sapere queste cose. Prima di tutto, nei tuoi giorni particolari, tra un giorno prima e il giorno dopo, devi aumentare quasi del doppio quello che è il cloruro di sodio. Il cloruro di sodio è fatto del 60% di sodio e del 40% di cloruro. È importante sia la fazione del sodio sia la fazione del cloruro. Quindi io per sale intendo quello che costa 17 centesimi al chilo, quello che quando esci te lo devono tirare dietro e dici: no, ma guarda, non ho preso il sale, glielo regalo. Non voglio dei sali iposodici, degli sale rosa marino dell'Himalaya, marino dell'Himalaya, magari non è proprio il massimo, però ho quelle robe, li voglio il sale normale, ma certamente serve il sale, serve tantissimo, perché tutte le ragazze che io seguo vanno ad aumentare quello che è il consumo di sale, perché le rende toniche, belle, più in forma, dure e soprattutto più prestanti. Bisogna sapere come abbinare il sale. È ovvio che se una persona, ciao Dorothy, ciao Deborah, ciao Guglielmo e ciao Elena, è vero che se una persona ha già dei problemi di iper, diciamo, come si dice, non è la parola, soffre di pressione alta, ok? Ovvio che non le vado a dare semplicemente il sale, prima limito questa pressione arteriosa troppo alta per poi andare a introdurlo in maniera corretta. Ma mangiare senza sale, ragazzi, sarebbe facile. No, non prendere la laurea, basta semplicemente che mangiamo senza sale. Ah, ok, perfetto, guardi, vado a posto, mi insegno questo, siamo già qua. Non è così, cioè è molto diverso la cosa. La vostra fazione ormonale vive sul sale, quindi il sale è fondamentale per quello che è la vostra forma fisica, specialmente se sei una donna. Fabio Di Mauro, giusto? Bravo, bravo, bravo. Allora, Fabio, attenzione, questa è una domanda interessante. Grazie che me l'hai ricordato. Tra l'altro, sei un lifetime, quindi ok, normale che i lifetime ci ricordino queste cose. Allora, il discorso è molto semplice. Mischiare diversi tipi di proteine non è assolutamente sbagliato. Cioè, in teoria potrebbe essere l'apoteosi, cioè tu vai a coprire tutti i buchi di quegli amminoacidi che possano mancare in quel dato proteico, no? Quindi tu mangi solo la carne, magari manca qualcosa, mangi solo il pesce, ti manca qualcosa, tu abbini tutto, tantissimi professionisti lo fanno, e vai sicuramente a computare quello che è il miglior spettro amminoacidico. Quindi assolutamente, primo punto, non fa male. Secondo punto, allora, se è già difficile fare una dieta per i comuni mortali, immaginati abbinare due fonti proteiche, sarebbe difficile anche per me. Però diciamo che potendolo fare si può fare tranquillamente. Quello che dobbiamo evitare è abbinare fonti troppo grasse di proteine una messa insieme. Questo è assolutamente da non fare, ma abbinare più fonti proteiche va benissimo, ovviamente, c'è nessun tipo di problema. Con iperestensione arteriosa, uso liposodico, con i quantitativi io mi comporto, il gusto ovviamente senza esagerare, ma per le dosi così da dare. Allora, Marazia Adriano, allora, tu intanto segui noi perché sei nel percorso. Allora, compressione arteriosa, allora, ragazzi, se mi seguite faccio un discorso più o meno serio, non che prima l'abbia fatto non serio, però mi vesto di una componente anche istituzionale. Allora, che cos'è, ragazzi, la pressione arteriosa? La iperpressione arteriosa che cos'è? È una soluzione che noi troviamo nel nostro corpo quando, prima di tutto, le nostre arterie non sono in grado di plasmarsi a quella che è la pressione normale del nostro corpo. Quindi non è che aumenta la pressione, è che diminuisce la capacità delle nostre arterie di sopportare quel tipo di pressione, che è ben diversa. Attenzione. Vedete come cambiano le situazioni quando uno ve le spiega in modo corretto, perché le sa e le ha già dimostrate. Non è che aumenta la pressione, uno dice: ma cazzo, non ho fatto un cazzo, che cazzo devo aumentare qua? Cosa sono, una pompa? Non è una pompa, è che diminuisce la capacità delle vostre arterie di sopportare questo tipo di pressione. Il perché: fattori congenici più fattori scatenanti, ok? Poi ne riparleremo in altro luogo. Quello che noi dobbiamo capire è che non dobbiamo limitare la pressione. Quindi sicuramente se uno già soffre di pressione arteriosa alta non dobbiamo abbondare col sale, questo assolutamente no, ma dire io uso liposodico perché ho troppa pressione arteriosa
sarebbe come dire: c'è un ponte che sta cadendo, io non ci faccio più andare sopra le macchine. Ma non stai mettendo a posto il ponte, non sta semplicemente cadendo. Però tu non è che puoi devi lavorare da una parte usando magari l'iposodico in questo specifico caso, ok, per non innalzare quella che è la pressione. Dall'altra, quello che noi già stiamo facendo, Marazia, dobbiamo limitare, ok, quella che è la difficoltà delle arterie a plasmarsi alla pressione. Ma nel momento che tutto ritornerà nella norma, i livelli saranno concernenti a quella che è la tua situazione anche fisica, che vedrai allo specchio, noi introdurremo piano piano quello che sai normale fino a mangiarlo in modo naturale. Spero di essermi fatto capire. Non è che mi sia alzata la pressione, che cazzo è? Cioè, fammi capire, non ho fatto niente, sono una pompa. No, è diminuita la capacità del mio corpo a resistere a quella classica pressione, che sono due cose completamente diverse. Perché le persone non ve la spiegano così? Non farmi subito del gran super cazzo. Io non riesco a capire. Ok? Bene, grazie Marazia Adriano. Grazie, bene, 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 perfetto. Molto bene, molto bene, molto bene. Malissimo, anzi malissimo. Ragazzi, che dire? Avete capito che non mi baso su sterili opinioni, ma su fatti concreti. Avete capito che io ovviamente sono estremamente polarizzante, iconoclasta, dispotico, arrogante, e uso camicie color vinaccia, e vi ho anche detto di non mettere il vino a ogni pasto, vi ho detto di smettere di andare al bar per guardare il barista, per fare il cerchiettino, dai per favore, che ci avete un'età, porca miseria, ancora con sti cerchiettini, no? No, ma guardato, no? Platonico, amore platonico, vabbè. Ok, quindi non mettete il latte insieme al caffè, non mettete a posto questo formaggio ovviamente con la carne, non abbinate troppa carne con dei grassi saturi, eccetera eccetera. Grazie mille Elena, mi fa molto piacere. Ok, quindi se vi piacciono queste informazioni e volete introdurvi a quello che è il nostro mondo, acquistate quello che è il Vangelo. Se volete essere presi per mani, seguiti e step by step, e senza che tutto questo possa essere per voi un viatico di insuccesso, portati mano a mano verso quello che è il nostro obiettivo, entrate nel gruppo chiuso oppure chiamate il numero verde 800 477 385. Quindi non è che qui vedete persone che non so, hanno risultati fuori dal comune perché gli unicorni esistono. Qui vedete persone che hanno già raggiunto, nel stesso momento che tu stai guardando, risultati straordinari in un tempo veramente irrisorio rispetto a tutto quello che c'è là fuori. Quindi quello che ti voglio sempre dire è: sono stanco. Saresti disposto a scambiare tutto il tempo che stai perdendo, i soldi che stai sperperando e tutto quello che stai facendo senza nessuno che veramente segua quelle che sono le tue promesse, nulla sta cambiando, per veder materializzare quello che è il tuo obiettivo? Sì, entra nel gruppo chiuso. No, continua a seguire quei falsi guru che senza testimonianza ti elargiscono il codice sconto. Noi ci vediamo alla prossima, dopodomani, per un'altra diretta stupenda. Se vuoi conoscere in anteprima ovviamente quello che è l'argomento, rivedere, rifare domande e interagire col mio staff, con tutti le decine e decine di tutor, entra nel gruppo chiuso Fitness Illusion. Un bacio, un abbraccio, alla prossima.